colloca nel contenitore dei 50 anni della scuola dell'infanzia e dei 45 anni del nido, anche se il tema immagino che sfonderà sulle dinamiche dell'istruzione anche oltre questi livelli della formazione. Ringrazio Anna Maria Gidaro, che è qui con noi questa sera, rappresentando la Fondazione Accademia Incontri col Maestro, che non abbiamo bisogno di presentare, che è una realtà di cui Imola continua ad essere molto orgogliosa, che ha avuto un'evoluzione dall'Accademia che abbiamo conosciuto tutti alla Fondazione, che raccoglie in sé una pluralità di accademie per i diversi strumenti, tenendo a riferimento il pianoforte come ancora il punto che raccoglie una parte importante degli allievi, però penso che agli organizzatori sia sembrato positivo e giusto chiamare a riflettere chi, diciamo, della dimensione di questi talenti ha trasformato questi talenti ha raccolto questi talenti e ha dato un'opportunità di professione molto qualificata a tanti ragazzi e ragazze da tutto il mondo. Non è solo una presenza simbolica, credo sia una presenza e una testimonianza viva, come sono testimonianze vive quelle che immagino ci porteranno. Noi siamo stati molto contenti di accogliere questo evento nel contesto della rassegna, che ha una ventina di momenti di incontro, e vi invito anche a seguire questo ricco programma, come siete qui questa sera, anche nelle prossime occasioni, in modo da... io penso sempre che quando la comunità si confronta, nelle sue diverse sensibilità, si cresce tutti e si cresce tutti insieme. All'inizio questa proposta mi sembrava talmente bella, ma talmente dirompente, così da... E poi invece devo dire che cammin facendo ho scoperto che quelli di Santa Caterina o quelli che vengono da quell'esperienza e quelli che vengono dall'esperienza a cui è intitolato il centro studi non li ferma nessuno, e quindi siamo qui per dirvi grazie anche per essere a proporci questa cosa, e grazie a tutti voi. Buonasera, io sono Denis Dal Fiume, presidente del centro studi dei Gasperi. Ringrazio intanto della bella presentazione l'assessore Fabrizio Castellari e voglio qui semplicemente così dire qualche aneddoto di come è nata questa cosa. Ho avuto la fortuna qualche anno fa di conoscere Davide e logicamente Santa Caterina non ha bisogno di presentazioni, qui rappresentata da Renzo Bussi. E poi col lockdown in qualche modo, come De Gasperi, abbiamo fatto tante cose, abbiamo detto ma qui bisogna ragionare, e in qualche modo ci è venuto in mente questa Davide, che già lo conoscevamo per essere, diciamo, un esperto sui talenti, dico bisogna che lavoriamo in questo senso. Poi mi è venuto in mente un episodio, di qui l'idea di invitare anche a presentare questa cosa all'Angela Maria, per il fatto che ho avuto la fortuna di conoscere un ragazzo che è ucraino, che ha studiato qui a Imola, perché il suo maestro venne qui a Imola e lui venne qua seguendo il maestro, e lui fu scoperto all'età di 5 anni. E lì in Ucraina fanno, non so, questi vasselli dei pionieri, insomma, fanno queste cose, e videro che questo ragazzo era portato. La mamma non ci credeva, poi in qualche modo approfondito questa cosa, effettivamente poi dopo da questo ragazzo che aveva talento, poi logicamente, e l'Angela ci dirà, hanno tirato fuori dei virtuosi. Ovvio che già è per questo che presto già, e poi Davide lo dirà meglio, già a questa età si riesce già a capire qualcosa. Ovvio che nell'ambito educativo poi, insomma, visto che il nostro progetto poi si va a collocare in quello che è l'orientamento, quindi diciamo magari da piccoli si può già vedere cosa è portato il ragazzo, e magari i genitori già adesso fanno nell'ambito sportivo o anche musicale tante cose per seguire i loro talenti, però dopo bisogna andare un pochettino più a fondo, e questa è un po' l'idea nostra, di riuscire poi a far sì che ogni ragazzo, ognuno possa vedere il suo talento. Oggigiorno a questo punto, poi questa sera confrontandosi, parlando con i ragazzi, oggigiorno quello che è importante per i ragazzi è riuscire che uno possa fare la scelta che gli piace all'interno del talento possibilmente che lui ha, e logicamente ci vuole la volontà, e questa non è una cosa che anche quella va insomma di pari passo. Bene, io a questo punto penso di aver già detto abbastanza, lascio la parola
a Renzo. Poi dopo no, adesso diamo la parola a Davide, però correggo subito magari una idea che può iniziare a trapelare, e cioè che qui non parliamo di plus talenti, qui parliamo di un progetto che invece in collaborazione con gli insegnanti, perché la scuola, diciamo l'agenzia più importante per i ragazzi, cerca di scoprire, individuare il talento che ciascun ragazzo ha in tutti i settori, indipendentemente da quelli più nobili, ma anche i manuali, quelli più anche sportivi, eccetera. Quindi è una metodologia, è un patto che cerchiamo di fare con gli insegnanti, e se non c'è questa collaborazione non si va da nessuna parte, perché ogni ragazzo è in un certo settore il migliore, ciascun ragazzo. Questa è la base che occorre, come dire, esplicitare. Adesso do la parola a Davide, che è la persona che ha collaborato con Santa Caterina da diversi anni su questi progetti, e quindi segue già anche dei gruppi di ragazzi, ed è il più esperto a esporre un po' la metodologia che c'è sotto. Allora, buonasera a tutti. Intanto vi ringrazio per la partecipazione, che è numerosa, al massimo della capienza possibile, quindi vi ringrazio molto, e mi fa piacere vedere anche tante insegnanti, professoresse, eccetera. E perché, appunto, come diceva Renzo Bussi, è molto importante per noi avere a che fare con le insegnanti prima di tutto, che sono il veicolo primario di informazione e formazione dei ragazzi, dei bambini, dei ragazzi. Quindi la loro partecipazione sarebbe poi per il progetto fondamentale, ovviamente, come ha detto sempre Renzo. Allora, io intanto mi presento, sono un formatore di formazione, cioè mi sono laureato come formatore, cioè colui che fa formazione in ambito aziendale primariamente, oppure a seconda del settore in cui uno si specializza, e sono un educatore a tutti gli effetti, che si è specializzato nella plus dotazione, nell'educazione alla plus dotazione e allo sviluppo del talento. È un tema che è ancora poco diffuso in Italia. Ho partecipato a un corso di formazione del Lab Talento dell'Università di Pavia, che è il laboratorio di ricerca, diciamo, più famoso, più importante per quanto riguarda la ricerca sulla plus dotazione in Italia, e poi una formazione negli Stati Uniti, dove hanno decenni di esperienza rispetto a noi. Detto questo, non andiamo a parlare solo di plus dotazione, ma appunto dei talenti di ognuno. Ognuno di noi ne ha, tutti voi ne avete, anche almeno uno oppure più talenti. Quindi è importante per noi andare a scoprire qual è quello dei nostri ragazzi con cui abbiamo a che fare, visto che parliamo di bambini e ragazzi in questo caso. Molto importante, perché il progetto si colloca anche all'interno di un progetto, diciamo, di più ampio respiro, che è quello dell'ante di espressione scolastica, che è al giorno d'oggi molto diffusa e sicuramente accentuata dal periodo che stiamo vivendo, perché i ragazzi sono molto demotivati, visto le modalità didattiche che vivono e le modalità di vita che possiamo dire subiscono in questo caso. Quindi adesso farò un excursus su come il talento può essere sviluppato dall'infanzia, cioè da quando si è bambini, a tutto il percorso di vita. Prendendo in considerazione il modello dello sviluppo del talento di Gagné era uno psicologo dell'educazione di Montreal. Lo sviluppo del talento, guardate bene, è la progressiva trasformazione di eccezionali doti naturali, che sono i nostri doni. Quindi i doni non sono già il talento. E i doni naturali si devono trasformare in abilità e competenze, se possibile, eccezionali, perché il talento è qualcosa di alto livello, cioè vuol dire legato alla performance, ok? Il talento designa la padronanza di competenze ben allenate e sviluppate sistematicamente in almeno un campo dell'attività umana.
Questo cosa significa? Che molte volte c'è confusione tra quelli che sono le doti naturali e i talenti. Invece abbiamo bisogno non solo di doti naturali, ma proprio di una progressiva, un successivo stadi successivi di progressione educativa e formativa. Ciò che porta al talento, ciò che influenza il talento, sono principalmente l'ambito intrapersonale, quindi le predisposizioni personali, il temperamento, la personalità, i bisogni, i valori e i desideri di un individuo, quindi di uno studente, visto che parliamo di voler portare questo all'interno delle scuole e non solo. Chi ottiene risultati progressivi sviluppa poi maggior motivazione e questo impatterà sullo sviluppo, sul livello del talento stesso, perché anche il talento stesso ha diversi livelli, ok? Perciò sono importanti gli stadi successivi e i risultati che si ottengono lungo il percorso, perché ottenere dei risultati appunto motiva. Poi ovviamente l'ambiente circostante, sappiamo benissimo che quanto siano importanti le persone attorno a noi, ma anche il contesto socioculturale di cui si fa parte. E quindi per quanto riguarda le persone intorno a noi, prima di tutto parliamo della famiglia e poi dell'ambiente scolastico e poi di ciò che c'è fuori dalla scuola. E non solo e non per ultimo, importante anche il livello socio-economico di cui si partecipa, perché vedremo il talento corrisponde anche alle possibilità. Quindi ha una progressione se si hanno possibilità anche di tipo economico e di strumenti a disposizione. Quindi dicevamo, le abilità naturali sono in gran parte frutto dello sviluppo, specialmente nel corso dell'infanzia e successivamente di processi di maturazione ed esercizio informale e sono parzialmente controllate dalla dotazione genetica. Quindi le doti naturali, vediamo, sempre secondo il modello di Gagné, che non sono ciò che abbiamo come bagaglio genetico, ma deve avere già un percorso anche informale di apprendimento. Quindi possiamo trovarle, possiamo osservarle quotidianamente, sia nell'ambiente familiare che scolastico. Quindi molto importante per noi e anche l'informazione, la formazione e il patto educativo, quindi la rete che andiamo a costruire non solo con gli insegnanti, ma anche con i genitori. Quindi i doni innati sono più facili, infatti, da osservare nell'infanzia. Ecco perché è importante partire presto, perché successivamente saranno molto influenzati dal percorso didattico o comunque dall'ambiente circostante, come dicevamo, e quindi saranno un po' meno spontanei, ok? Perciò molto importante iniziare presto a guardare e osservare con occhio clinico i nostri ragazzi, i nostri bambini. Poi dobbiamo considerare che un'abilità innata può essere simile in due persone, ma poi si può esprimere in ambiti diversi. Quindi dobbiamo tener conto appunto dell'ambiente e del settore in cui si applica. Quindi diciamo nuovamente che il dono è, le doti naturali sono il materiale grezzo su cui si va a costruire il nostro talento o il talento dei ragazzi. Come abbiamo detto prima, quindi, come vedete, c'è un continuum dalla potenzialità iniziale fino, grazie ad un'attività strutturata, fino allo sviluppo del talento e di questo anche del tipo di livello, del livello del talento. L'insieme delle abilità naturali quindi passa per stadi di sviluppo, abbiamo detto prima. La vera differenza risiede nella velocità tra un bambino e l'altro, nella capacità, nella facilità e nella velocità con la quale un bambino passa da uno stadio all'altro. Questa è la differenza. Vediamo adesso appunto che le fondamenta principali del talento sono di tipo genetico, come abbiamo detto prima, sono di tipo fisiologico, sono di tipo anatomico
E questo crea poi un vero e proprio fenotipo comportamentale, cioè il modo che noi abbiamo di comportare e di produrre noi stessi all'interno della società. Di conseguenza, allo stesso tempo, i geni sono influenzati moltissimo dall'ambiente circostante e dalle interazioni con esso. E quindi questo cosa significa? Che anche nell'ereditarietà del talento e dei nostri il talento influenzato nella trasmissione dei geni che sono influenzati dall'ambiente circostante. Perciò l'ambiente circostante influenza il talento. Ok? Così come la plusdotazione, le doti naturali appunto sono, possono essere tramandate per eredità, per corredo genetico, e questo corredo genetico muta a seconda dell'ambiente circostante, delle interazioni che noi abbiamo con l'ambiente circostante. Quindi è molto importante l'ambiente che noi diamo a questi bambini, quindi fatto di persone, di strumenti, ed è per questo che noi vogliamo portare avanti un progetto che renda sempre più possibile l'effettuare esperienze di ampio respiro dentro la scuola e fuori la scuola. Quindi abbiamo detto, partiamo dalle doti innate per costruire il talento, e poi questa specializzazione verso il nostro talento diventa accessibile proprio grazie a un processo di identificazione e di selezione, ed è esplicato tramite un programma sistematico di attività. Quindi con contenuti specifici, nel corso del tempo sempre più specifici mano a mano che si cresce, dal curriculum degli studi, dall'ambiente di apprendimento appunto strutturato, oppure anche non strutturato, perché noi ci formiamo tanto anche da soli, ok? Sia a casa, sia fuori dalla scuola. E come dicevamo, il talento ha diversi stadi di evoluzione, dal novizio all'avanzato, al competente e all'esperto, ok? Questo, inoltre, questi stadi sono influenzati, quindi il percorso dalla potenzialità al talento è ovviamente influenzato anche da quelli che sono i momenti cruciali della nostra vita, che può essere la conoscenza di un insegnante particolarmente avveduto, di un allenatore che ci segnala, guarda, tu sei in grado di fare questo, da un amico o da un mentore che diventa il nostro idolo e quindi ci motiva a sviluppare determinate doti perché ha carisma su di noi, oppure da eventi negativi come può essere la morte di un nostro caro, di un nostro amico. Dobbiamo tenere conto anche di questi episodi che vanno a influire sul talento. Torno a calcare la mano sull'importanza dell'ambiente favorevole. Secondo la ricerca, appunto, è dimostrato che il livello socio-economico impatta l'eredità genetica. Le abilità cognitive variano con il livello socio-economico della famiglia. Quindi diventa importante ogni intervento che i genitori fanno di creare un ambiente familiare, diciamo, adatto all'apprendimento in generale, e così, quindi di conseguenza, tutte le attività che possono essere messe in campo o nelle quali facciamo partecipare i nostri ragazzi, i nostri bambini, quindi che possono essere attività di musica, atletiche, appunto che possono impattare le nostre doti naturali. O visite ai musei, concerti, attività sportive, estive, invernali, quindi sicuramente un ragazzo che ha possibilità economiche anche di andare a studiare all'estero, che ha possibilità di fare esperienze di ampio respiro, è molto avvantaggiato. Vi faccio un esempio personale. Io dentro la scuola porto avanti un progetto anche di laboratorio sportivo. Nei ragazzi stranieri in particolare ho riscontrato un grande deficit, grandi incapacità, incompetenze, diciamo, fisiche, motorie, perché probabilmente mi sono detto, siccome è una statisticamente molto elevata la percentuale di quelli che erano veramente incapaci di avere coordinazioni motorie anche basiche, probabilmente è dovuto al fatto che la loro condizione familiare non gli permetteva di partecipare a qualche sport
fuori dalla scuola. O comunque non era di loro cultura, probabilmente, non saprei. Però, dato di fatto, riscontravo questa grande differenza con i ragazzi italiani. Okay? Quindi vediamo che se non diamo il giusto nutrimento ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, il loro talento non si può esplicare. Così come non si può esplicitare, per esempio, uno ha un talento nel pianoforte, ma non ha mai toccato un pianoforte, quindi non si è mai scoperto. E quindi anche strumenti, e qui dovuti appunto alle capacità economiche della famiglia oppure della scuola che può fornire loro questi strumenti. È per questo che siamo qua anche a dire che è importante l'ambiente che ci circonda e quindi la scuola come viene gestita, organizzata, pensata e con quale risorse economiche vengono investite in essa. Ok? Appunto dicevo, le risorse che abbiamo intorno, metodi e strumenti e persone coinvolte. Le persone coinvolte sono prima di tutte le nostre insegnanti, quindi noi abbiamo bisogno di un patto educativo con voi insegnanti, con gli educatori, con gli psicologi, ma prima di tutto le insegnanti sono il primo veicolo di formazione e l'occhio clinico per i ragazzi che possono riconoscere maggiormente e segnalare una particolare dote, una particolare capacità che vedono nei bambini. Un altro esempio che posso fare, se una bambina per esempio ha carisma nei confronti delle altre bambine, degli altri bambini, conduce dei giochi, naturalmente, senza, è sempre lei quella a cui fanno gruppo attorno, probabilmente ha una capacità, una competenza innata di leadership, ha un carisma che si può trasformare in una vera e propria leadership, poi in azienda per esempio, oppure leadership politica. Ok? Però bisogna avere l'occhio clinico per individuarlo nel momento opportuno, nel momento attuale di svolgimento di queste esperienze che la bambina o il bambino fa. Allo stesso tempo, tanto importante l'ambiente scolastico come tanto importante è quello a casa, perché a casa si comportano in maniera ancora diversa, verranno viste altre cose, quindi anche l'occhio clinico dei genitori, e per questo c'è bisogno di una rete a cui partecipino anche i genitori e una formazione a cui partecipino anche i genitori. Ok? Quindi l'informazione e la formazione che noi stiamo iniziando a dare in questo senso, in questa sera, è anche sotto quest'ottica. Per finire, e poi lascio la parola alla professoressa Gidaro, che abbiamo la fortuna di avere qui stasera, che ci presenta un quadro generale di come il talento può essere realizzato veramente, un'esperienza di alto livello, una situazione, un sistema di realizzazione dei talenti, dalle quali magari ottenere delle linee guida. E per questo abbiamo attivato la collaborazione. Gli obiettivi di lungo periodo per lo sviluppo del talento ad un livello molto elevato richiedono intensa dedizione, quindi non bastano le doti iniziali, ma ci vuole anche tanta motivazione, dedizione e passione. Cristiano Ronaldo, conosciamo tutti, dice sempre che oltre alle doti personali c'è stato anche tanta dedizione al lavoro. Lui ogni giorno fa il massimo, ma il massimo davvero, e questo lo porta ad essere uno dei migliori al mondo. Ok? Quindi lo sport, così come le altre cose, così come un bambino che è in un completo flusso di attivazione nei confronti di un'attività, è un bellissimo esempio di come dedicarsi pienamente ad un'attività con tutto se stessi, e la produzione che ne viene fuori sarà sicuramente di alto livello, o comunque per il suo alto livello, ok? Lui ci mette tutto se stesso. Quindi la dedizione è molto importante, la motivazione è molto importante, e questo al giorno d'oggi è molto deficitaria.
all'interno delle nostre scuole, ma non per colpa degli insegnanti, per colpa proprio della situazione che si è venuta a creare, e non solo, in questo periodo. Quindi dobbiamo ricaricarci di energia positiva, dobbiamo avere la vostra voglia di insegnare e motivare i ragazzi nel miglior modo possibile, dar loro un supporto, una mano, per poter far venire fuori il meglio di loro. E questa dedizione deve attraversare gli ostacoli, la noia e i fallimenti occasionali, quindi anche doti di resilienza una volta che si fallisce un risultato, ok? E con questo lascio la parola alla professoressa Gidaro. Buonasera a tutti, ringrazio per aver proposto la partecipazione e il contributo dell'Accademia Incontri col Maestro in questo dibattito. E, io sono portatrice e narratrice di un'esperienza di grandissimo valore che abbiamo la fortuna di avere qui nella città di Imola, attiva da circa 40 anni, e vi racconterò questa esperienza affinché possiate anche un po' cogliere in autonomia quella che è stata probabilmente, anzi certamente, un sistema vincente nei suoi propositi e nei suoi obiettivi. La prima cosa che mi sono chiesta era come conciliare il racconto di un'esperienza come quella dell'Accademia con una narrazione generale che poi si inserisce in realtà in una manifestazione che coinvolge ed esalta l'esperienza della scuola dell'infanzia. Allora, in realtà il tema centrale dell'Accademia è mettere al centro il ragazzo e concentrarsi e lavorare per la sua realizzazione, quindi la sua realizzazione nella vita. Questo spesso diciamo che l'Accademia, prima di essere un'istituzione culturale, è un'istituzione che ha davvero molto sociale, ha forte il tema sociale, nel senso che una società in cui i nostri ragazzi si realizzano è una società più sana, è una società che può avere un futuro. E allora probabilmente, osservando come si è mossa su questa tematica un'esperienza che ha avuto i suoi risultati, può essere estremamente utile anche nella riflessione posta verso sistemi di educazione scolastica, quindi educazione anche di base, perché comunque al centro c'è sempre il ragazzo, al centro nel focus di tutti i nostri ragionamenti. A volte le scienze tecnologiche mandano nello spazio a fare degli esperimenti per poi trovare dei risultati che risolvano la vita di tutti, no? Oppure proprio nei circuiti delle macchine, della Formula 1, che si trovano poi tecnologie e soluzioni in realtà anche da applicare nelle utilitarie che utilizziamo tutti. Perché ho fatto questo paragone forte? Perché non si senta distante un'esperienza che si occupa indubbiamente di un settore selezionato, di un settore di nicchia, ma non c'è. In realtà sono esperienze molto comuni, ci sono dei concetti base molto comuni di grande applicabilità in tutti gli ambiti educativi. Devo
con orgoglio e con rispetto e anche con molta stima e passione, raccontarvi in realtà la storia di una persona geniale di Imola, che è il maestro Franco Scala, che ha fondato l'Accademia. Perché l'ha fondata? Lui ha insegnato tantissimi anni in una scuola di musica, un conservatorio, e dopo aver diplomato nel modo migliore possibile un numero infinito di pianisti, si è posto la domanda, ha detto: chissà questi ragazzi che io ho portato anche a compimento dei studi col massimo dei voti, tanto di lodi, cosa fanno nella vita? Ebbene, con enorme rammarico, guardandosi indietro, si è reso conto che molti di questi ragazzi che avevano speso tempo, energie e denari nello studio della musica, in realtà non sono riusciti a realizzarsi professionalmente. È da questa, è da questo pensiero che è nata l'idea di creare un centro di studi con questa caratteristica, nel senso, cerchiamo di fare in modo che questi ragazzi possano portare a valore tutta l'esperienza formativa e a realizzarsi come persone nel proprio mestiere, quindi anche con una grande dignità, con la possibilità anche di costruirsi delle famiglie, di poter vivere. L'esperienza ha portato a una conclusione, la conclusione è forte. Ed è questa. Si è scelto di indirizzare a dei percorsi formativi, musicali molto intensivi, degli allievi selezionati, ovvero dei ragazzi in cui si sono distinte quelle caratteristiche di cui parlava anche Davide, quindi di attitudine e talento, per cui valeva la pena, ma prima di tutto per i ragazzi stessi, di spendere vita, tempo ed energie in quello studio. Può sembrare un discorso, ho detto è un discorso forte, perché a un primo approccio può sembrare un discorso selettivo, come dire, ok, ci dedichiamo a chi ha particolare attitudine, gli altri fuori. Non è questo. Bisognerebbe poi fare anche una conferenza sul valore della musica, il valore educativo della musica per tutti. Però in questo non possiamo disperderci e cerco di condurvi con me in questo ragionamento. Se vogliamo che il ragazzo si realizzi, bisogna intercettare le proprie attitudini, quindi i propri talenti, e dedicarsi nel settore, e noi lo facciamo con la musica. Allora, il punto dell'osservazione di cui parlava Davide è importantissimo, perché questa anche è frase del nostro fondatore. Una società si realizza nel momento in cui ognuno è chiamato a fare ciò che fa meglio. E quindi il discorso vale per la musica, ma vale per tutte le altre discipline che in età scolastica vengono tutte bene o male toccate. E quindi la capacità di osservare i nostri ragazzi, di riuscire a valorizzarli nelle migliori attitudini e quindi poi a orientarli affinché già in un primo percorso di scuola e poi la scuola media e poi la scuola superiore che cerca, no, sempre di più di creare un indirizzo, un percorso coerente in continuità, ecco, bisogna essere capaci di stare al fianco dei nostri giovani. Allora, in questo senso, la severità nella fase di selezione è un tratto distintivo dell'Accademia di Imola, poi ce ne sono tanti altri, tra cui anche la qualità degli educatori, la qualità dei professori, perché bisogna avere anche un grande talento nell'essere professori e nell'educare, nel formarli.
E quindi c'è questa severità e questa osservazione, questa capacità di selezione. Questo è veramente uno degli ingredienti magici, uno degli elementi che maggiormente caratterizza la nostra scuola. E quindi parlando dei giovani e quindi non parlando della musica, mi ripeto, parlando dei giovani, lo stimolo che possiamo noi dare è proprio questo, di avere la pazienza di ascoltarli. Perché, anche questa è una linea che viene da Imola, a volte quando si cerca di trasmettere un sapere, si è spesso centrati su se stessi, cioè sul fatto di aggiungere competenza, aggiungere conoscenza. Attenzione, perché il primo atteggiamento deve essere l'ascolto. Nella trasmissione del sapere è necessario che l'educatore abbia ben presente questo, perché altrimenti i nostri giovani possono anche rifiutare, essere sordi, perché in quel momento hanno bisogno di comunicarci i loro bisogni, le loro attitudini. È questo omogeneizzare la necessità di ascolto e la necessità di educare e quindi di passare informazioni. È un processo molto, molto delicato, molto strategico. E quindi il tema anche sul fornire ai professori delle capacità in tal senso è un tema di cui tutto il sistema su cui deve farsi delle domande, perché il sistema per troppi anni si è un po' basato sul fatto che si finisce un percorso di studi, si diventa insegnante. E quindi questo ruolo dell'insegnante, che è un ruolo nella società, è un ruolo primario, fondamentale, perché gli insegnanti hanno in mano il nostro futuro, i nostri figli. Ecco, è un ruolo da valorizzare e bisogna fornire ai docenti quanti più strumenti per potersi esprimere nel modo migliore. Non abbiamo soltanto i ragazzi, abbiamo anche gli insegnanti. Anche gli insegnanti devono avere un grande talento. E l'ennesima ingrediente che ha reso strategica l'attività dell'Accademia Incontri col Maestro di Imola è questo. È stata nella scelta di una comunità di docenti motivati in una visione comune con spiccate doti. E è inutile non passare da questo tipo di concetti fondamentali, impegnativi, ma sono concetti su cui è possibile lavorare insieme e confrontarsi. Perché vorrei concludere con un tema che ritengo molto serio. Troppe volte si sente, e in modo molto diffuso, parlare di studi utili e studi inutili. Mestieri utili, mestieri inutili, ma non più tardi di una settimana fa, in un contesto anche piuttosto colto, elevato, ho sentito parlare della necessità di orientare i ragazzi verso studi universitari che possano avere subito un'immissione nel mercato del lavoro. Attenzione, io credo che la prospettiva così sia un po' arida. Vorrebbe dire cancelliamo gli studi della filosofia, cancelliamo degli studi umanistici, proiettiamoci soltanto sugli studi tecnologici o sugli studi che hanno una maggior richiesta nel mercato. Diciamo attenzione,
perché noi abbiamo bisogno di pensiero, abbiamo bisogno di insegnanti, abbiamo bisogno di uno spirito collettivo, uno spirito storico che conduca la nostra civiltà, anche la nostra Italia, che è un paese straordinario, e che possa dare la linea sulla, veramente sull'importanza di avere una società capace di pensare, quindi di riempire di contenuti a 360 gradi e quindi di andare oltre la mera tecnica. Questi sono pensieri non miei, di cui illustri studiosi hanno riempito pagine di libri, però è necessario ancora difenderlo questo principio. E per concludere, nell'osservazione del ragazzo, dello studente, è proprio questa la sfida: non orientarlo a una utilità, ma orientarlo a una strada che lo faccia sentire realizzato, perché in questo modo possiamo costruire una società più, anche più serena e più felice. Grazie. Grazie. Non sarò lungo, spero di essere però diciamo efficace. E, Santa Caterina è nata nel 1915 come Artigianelli e quindi si rivolgeva proprio a quegli orfani, a quei ragazzi più poveri, che se buttati nel mercato del lavoro di allora, siamo... diciamo il modello salesiano che Santa Caterina ha seguito, quindi Don Bosco, era stato inventato nella prima industrializzazione, quindi avevamo le botteghe, i laboratori, le officine, e questi ragazzi, come sapete tutti, venivano sfruttati. Quindi andare a creare delle scuole di mestieri e quindi andare a individuare in ciascuno di questi ragazzi qual era, quella poteva essere la predisposizione più per la falegnameria piuttosto che il fabbro ferraio, come si chiamava allora, l'intagliatore, il doratore, era proprio un modo per realizzare il talento di questo ragazzo e contemporaneamente però dargli una possibilità in più di non essere sfruttato nel momento in cui si inseriva nel mercato del lavoro. Se dico queste cose, rispetto a ciò che diceva prima Davide delle famiglie più economicamente abbienti e attente dal punto di vista anche delle opportunità dei propri figli, mentre magari ci sono altre famiglie che non hanno queste opportunità, i cui figli magari anche a livello di coordinazione motoria piuttosto che altri aspetti risultano svantaggiati, ecco che questo è il campo in un certo senso che Santa Caterina sente proprio, e sente proprio nel senso che si sente chiamata in causa a come dire, far partire tutti dalle stesse posizioni di partenza per sviluppare, perché altrimenti, come ci insegna la Costituzione, non c'è un'uguaglianza formale, ma ci dovrebbe essere un'uguaglianza sostanziale, cioè di pari opportunità. Ecco che, allora, questo progetto, Davide l'ha spiegato molto bene, io, come dire, cerco sempre di stare più coi piedi per terra e dico, ci sono tanti insegnanti che hanno grandi esperienze, hanno grandi motivazioni, cioè con loro noi vorremmo a Imola trovare una, fare una comunità che rispetto a questi temi individui delle metodologie, delle finalità e si confronti. E quindi nel primo anno, prima l'assessore ha fatto capire che come dire, ci appoggia in questa cosa, così come ci sta appoggiando la fondazione della Cassa di Risparmio, perché è sicuramente un progetto che deve partire anche dalla
dalla realtà degli insegnanti di Imola, quello che stanno già facendo adesso, ma per insieme trovare magari più esperienze da far provare ai ragazzi, perché magari nella scuola non si riesce a fare tutto, però uno potrebbe, come dire, avere più opportunità di suonare uno strumento piuttosto che di fare delle altre attività, oppure, non so, di imparare anche il tombolo, che è quella sorta di ricamo. E questo lo dico così come battuta. Ma ecco, il punto fondamentale è proprio quello di, in questo primo anno, creare cultura, fare sensibilizzazione su questi temi con gli insegnanti, con degli incontri. Poi dopo, nel secondo anno, cominciare a sperimentare all'interno delle classi queste metodologie che abbiamo individuato e ipotizzato insieme con i ragazzi, e poi dopo, nel terzo, nel quarto anno, continuare anche con delle agenzie sportive, laboratoriali di ogni tipo, in cui i ragazzi, anche fuori dalla scuola, possano praticare e sviluppare queste predisposizioni che sono state individuate. Questa è un po', diciamo, l'idea che abbiamo rispetto a questo progetto. Il fatto che un'associazione come Alcide De Gasperi, così attenta anche al mondo del lavoro, della ricerca e delle professioni, ci abbia appoggiato, credo che sia un segno che a Imola comunque, come dico spesso, c'è molto il senso della comunità, cioè del fatto che, soprattutto, adesso ce l'ha detto anche Papa Francesco, che se ne esce insieme dai problemi, cioè che da soli non andiamo da nessuna parte, ma che se riusciamo a dare ai nostri ragazzi un'opportunità e soprattutto a motivare e a gasarci tra insegnanti ed educatori in questo compito, questo credo che sia la cosa più bella che possiamo fare, soprattutto per noi stessi, perché io quest'anno faccio 30 anni di professione educatore, e devo dire sinceramente, sono 30 anni in cui mi sono sempre abbastanza fatto educare dai ragazzi, perché poi non è che avessi tante cose da dire in tutto questo tempo, ecco. Per cui sono stato disposto molto anche a cambiare a seconda di loro che mi chiedevano delle cose. E se c'è un talento a Santa Caterina, quello dell'accoglienza educativa, è così che è partito poi il nostro progetto con Davide, che quando diversi anni fa ci venne a proporre questa cosa. Di solito non chiudiamo mai le porte in faccia a nessuno, e per cui provammo a sviluppare, siamo qua adesso e chiediamo a tutta la comunità imolese di aiutarci a sviluppare questa cosa. Grazie. Bene, adesso volevo dire solo una cosa, che in qualche modo sottolineare quell'ultima cosa che ha detto Renzo, cioè in qualche modo in questo momento volevamo già fare qualcosa di pratico nella scuola, però ci siamo un po' accorti che magari era anche il momento soprattutto di ascoltare gli insegnanti, quindi questa cosa deve crescere un pochettino assieme, anche perché appunto loro hanno un po' il polso della situazione, già qualcuno ci ha fatto capire che probabilmente un'azione bella potrebbe essere sui ragazzi che hanno difficoltà, quelli magari sono a rischio di dispersione scolastica, e su quello sarebbe un'azione molto bella, già si mette nel novero delle esperienze già di Santa Caterina. Un'altra cosa è che volevo dire che sono stato abbastanza contento in questi giorni che ho sentito il nostro ministro Bianchi, che ha detto che adesso la scuola vuole investire nell'orientamento. Il nostro progetto in qualche modo si colloca nel novero, se vogliamo, più generale dell'orientamento. E anche sentire che la scuola vuole investire sul sostegno psicologico. Quindi qui abbiamo la Doranna e l'assessore Fabrizio, che hanno già lavorato a suo tempo sul sostegno psicologico, quindi noi Imola ci troviamo già abbastanza avanti in questo, quindi quando arriverà qualcosa, qualche finanziamento, qualche idea a livello statale, siamo già abbastanza avanti. Vorremmo avere la presunzione che quando arriva qualcosa a livello statale, noi a Imola abbiamo già fatto un passo un pochettino più, insomma, siamo già sulla strada giusta e quindi possiamo dare una spinta ulteriore ai nostri ragazzi.
Direi che adesso a questo punto sono aperti gli interventi, se qualcuno vuole fare delle domande possiamo in qualche modo. Volevi aggiungere qualcosa? No, no, per gli interventi, non so, c'è Walter Baruzzi? Ah, sì, perfetto. Volevo appunto, diciamo, introdurlo perché lui è ideatore e curatore, credo, di una mostra a Casapiani che va anche un po' nel solco di quello che è stato detto dal punto di vista anche della scoperta dei talenti dei nostri ragazzi dal punto di vista anche di ciò che li fa crescere, di ciò che li fa ampliare, ecco. Per cui volevo presentarlo e ringraziarlo della presenza di questa sera. No, scusate, io pensavo di alzare la mano a un certo punto, non mi aspettavo questo scherzo. Comunque, vorrei dire una battuta innanzitutto. Che fa riferimento a cose che ho sentito già, che ho sentito dire. Marchionne, che era avvocato, ha iniziato la sua attività professionale, la sua laurea gli consentiva di fare l'avvocato, era però laureato anche in filosofia. Poi, durante la vita, ha avuto molte lauree honoris causa in ingegneria, in robotica. Benissimo. Qualcuno gli chiese: ma scusi, lei della laurea in filosofia, cosa se n'è fatta? E lui rispose: cosa ho fatto della laurea in filosofia? Ma la filosofia mi è servita, sia nella vita che nella professione, moltissimo. Detto da Marchionne, ha un valore grande, molto più ampio di quanto non ha se lo dice uno di noi. Perché lui per molti anni è stato premiato come il primo manager, no, ha avuto dei premi, va bene, ma questo era solamente, era una battuta. Ma no, allora, visto che sono stato preceduto da una piccola presentazione, io credo di poter creare un ponte fra questa iniziativa e, diciamo, fra l'attenzione ai talenti che da anni conosco e abbiamo anche dialogato e in qualche occasione collaborato, e questa iniziativa di Casapiani che è complessivamente nel programma di Ascoltarti. E c'è un aspetto, sentendomi parlare, che io trovo importante sottolineare. C'è un momento nell'età dei bambini e delle bambine 0-5 anni in cui si trovano ad un bivio e lo imboccano inconsapevolmente, e quasi sempre anche le famiglie sono inconsapevoli, non sempre, spesso imboccano un bivio che gli consentirà da un lato di poter diventare ed essere riconosciuti come talenti e comunque di avere una vita soddisfacente sul piano degli studi, sul piano anche delle scelte professionali. E c'è un altro bivio invece che si apre con un punto interrogativo. Tutto questo ha a che fare con la parola. Noi sappiamo, sarò breve, sempre che sembra che apra il mondo, ma cerco di essere breve. Noi sappiamo che non esistono i geni della lettura, non ci sono i geni, non c'è l'area cerebrale dedicata alla lettura. Ci sono i geni della vista, i geni che presiedono l'apparato dell'udito, a 4 mesi ancora nella pancia della mamma l'apparato uditivo è quasi completo. A 4 o 6 mesi dopo la nascita l'apparato della vista è quasi completo. Anzi, è completo, ma deve fare esperienza. E bene, cosa succede oggi? Ma allora come facciamo a imparare a leggere se non ci sono i geni della lettura? Beh, c'è una mirabile operazione, è un'invenzione della lettura, che ha qualche decina di migliaia di anni. E questo accade perché i neuroni della vista sono. Già il cervello è plastico di suo, ma i neuroni della vista sono particolarmente adatti a
a svolgere diverse funzioni e mettono in moto un'operazione di riciclaggio, di riutilizzo, di utilizzo innovativo, creando ponti con l'area della parola, l'area dell'udito, anche l'area della motricità. Io non sono un neuroscienziato, ma sono un pedagogista, mi sono sempre chiesto, ma come si fa? Ma come abbiamo fatto a imparare a leggere, a scrivere, no? Perché certo, la storia ci insegna, ci fa vedere le prime scritture, ma come ci sono arrivati? Bene, anche l'umanità ci è arrivata piano piano, ci ha messo migliaia di anni, i bambini in pochi anni invece ci riescono. Perché dicevo che c'è un bivio fra 0 e 5 anni? Perché questo processo di riciclaggio prende avvio con l'ascolto della parola. Quindi quando già i bambini sentono le parole della mamma e quando sono... No, quando sono nel ventre della mamma, ma e la riconoscono immediatamente appena nati, no? C'è un legame. Accade questa cosa che la parola, le immagini e quindi i libri, i primi libri, le narrazioni, le storie. Adesso io la faccio corta, chi è interessato ad approfondire, c'è la mostra Casapiani che inauguro il 23, anche lì bisogna iscriversi perché per le note precauzioni sanitarie. Diciamo che questo processo di riciclaggio, di riuso, può sembrare brutto dire riciclaggio, ma è così, comincia immediatamente e procede, ma in relazione a che cosa? In relazione all'ambiente. Se ci sono gli stimoli giusti, gli stimoli adatti, il processo avviene e cresce. Nella nostra società, fra un bambino che ha avuto in mano libri fino da 4 o 6 mesi, sì, chiedo scusa, no, perché l'ambiente è tale per cui sembra di potersi, sì. Però vedo che c'è la telecamera, sì. In mondo visione. La differenza fra i bambini che hanno fatto questa esperienza di avere i primi libri in mano, immagini e parole, ascolto, i libri sono un'occasione per ascoltare i bambini, per vedere le reazioni che hanno, ed è la cosa più importante, più che insegnare. Questo processo continua poi con i primi libri, le prime storie, la narrazione. E c'è una serie di processi culturali fondamentali. La stessa empatia prende avvio, no? Immedesimandosi nei personaggi, capendo che i personaggi hanno una volontà, ed è il primo embrione di empatia, capire che anche fuori di sé ci sono le stesse cose che percepiamo, le emozioni degli altri. Benissimo, lo chiudo rapidamente. Alla primaria, fra i bambini che hanno fatto questa esperienza e i bambini che questa esperienza non l'hanno fatta, c'è un divario macroscopico. Nel caso di famiglie, in Italia c'è Nati per leggere, ma Nati per leggere si ispira a Reach Out and Read, che vuol dire allunga la mano e leggi, è sottinteso prendi un libro. Negli Stati Uniti sono nate queste esperienze per ragioni di natura sociologica. Si sono resi conto che nelle famiglie dove c'erano dei libri c'era meno violenza e soprattutto i bambini anche di famiglie di latinos, che sono state le famiglie proprio nella lente di ingrandimento per fare queste sperimentazioni che hanno più di 30 anni, hanno più di 40 anni negli Stati Uniti, bene, si sono resi conto che c'era meno dispersione scolastica. Proprio in virtù dell'uso dei libri, che poi in realtà non è il libro in sé, ma è il libro come mediatore, il libro come occasione per parlare, per dialogare con i bambini. E oggi il nido e la scuola dell'infanzia sono un'esperienza fondamentale, anche se qualcuno magari pensa che abbiano anche una valenza di parcheggio perché altrimenti non si potrebbe lavorare, ma in realtà sono un'esperienza fondamentale perché... Lo dico per esperienza, perché ci collaboro, lavoriamo insieme, Casapiani,
Imola è una città dove il tema della letteratura per ragazzi è all'ordine del giorno. Diciamo che il nido e la scuola dell'infanzia sono in grado di ridurre il gap che c'è fra chi ha famiglie capaci di accudire e chi non le ha, queste famiglie. Chiudo, poi la cosa è molto più, ma io vi invito tutti alla mostra che inaugura il 23, perché ha questa novità di presentare i risultati delle ricerche neuroscientifiche degli ultimi 10-15 anni e di metterli in relazione con la lettura, con un'esperienza che è, per noi è quotidiana ovviamente. L'ultima battuta la dico e riguarda la dislessia, perché uno dice, beh va bene, però noi sappiamo che ci sono anche bambini che fanno fatica a imparare a leggere. Ora la prima cosa che vorrei sottolineare è che non c'è un problema cerebrale, non c'è un problema genetico in prima battuta, perché non ci sono i geni della lettura, i geni della scrittura. Ci sono evidentemente problemi per quello che riguarda questo processo che io ho chiamato di riciclaggio, di riuso, di attivazione neuronale. Ora, i neuroscienziati risonanza magnetica funzionale sono in grado di vedere cosa succede nel cervello mentre una persona compie un'azione. Con i bambini, per non essere invasivi, hanno inventato delle cuffiettine come quelle che si usano d'inverno con i sensori inseriti, e quindi anche un bambino appena nato e hanno visto l'attivazione, le cose che dicevo prima le hanno viste sotto forma di attivazione di aree cerebrali mentre si guarda, mentre si parla, si ascolta. Benissimo, dicevo, e i dislessici, bene, non è una leggenda che molti dei geni dell'umanità avessero problemi, fossero dislessici. E che cosa stanno scoprendo? Che cosa hanno scoperto? E la ricerca continua. Molti amministratori delegati, c'è un numero di Fortune che dice che è un titolato di dyslexic CEO, cioè amministratore delegato. Bene, allora, la ricerca degli neuroscienziati sta suggerendoci questa cosa che è però, come dire, ha qualche fondamento scientifico già, poiché c'è un'area cerebrale dove non si attivano queste connessioni, succede che l'area opposta, invece l'area sinistra, sia molto più attiva, e succede che questi ragazzi che hanno difficoltà di imparare a leggere hanno delle capacità sul piano dell'immagine, sul piano della visione anche complessiva dei fenomeni, della realtà, che noi lettori non abbiamo. E quindi, ma io sto banalizzando molto, c'è anche una bibliografia con qualche titolo di libri molto interessanti di neuroscienziati, la mia guida, lo so io, lei no, e si chiama Marianne Wolf, è una neuroscienziata americana che è anche una grande divulgatrice. Ha scritto un libro che si intitola Proust e il calamaro, mette in relazione i due cervelli, sembra, no? E quindi qual è il problema? È che di fronte alla difficoltà bisogna farsi aiutare per capire da che cosa dipenda, ma non basta un supporto generico, occorre, evidentemente credo che non siamo ancora preparati perché sia diffusa questa capacità di prendere in considerazione, però teniamo conto che almeno sapendo queste cose possiamo risparmiare ai bambini che hanno difficoltà di lettura quelle sofferenze atroci che li hanno fatti sentire stupidi, quando invece non dico che necessariamente no, dovessero diventare dei geni, ma potevano avere una vita serena, no, una vita dignitosa, come mi piace molto fin dall'inizio, ne abbiamo parlato con Renzo, questa idea che il primo obiettivo è far sì che ognuno dia il massimo, creare ambienti che consentano a ciascun ragazzo, a ciascuna ragazza di dare il massimo, e a questo punto sì, se ci sono dei talenti emergono, ma l'interesse è un interesse che riguarda
tutti i ragazzi. Scusate la lunghezza, vi ringrazio. Allora, c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Che dovrebbe poi cortesemente però venire qui, così lo sentiamo tutti e lo sentono anche la registrazione. C'è qualche domanda? Avete capito tutti? Nessun dubbio? Fabrizio, vuoi dire qualcosa tu? No? Io vorrei concludere, perlomeno per quanto mi riguarda, vorrei riassumere il tutto tra i vari interventi. La metodologia pensata da Santa Caterina, non siamo entrati nel merito. Noi abbiamo pensato delle cose che vogliamo poi mettere insieme a voi, mettere insieme e sviluppare insieme a voi, come diceva Renzo Bussi, con le insegnanti, gli educatori o altri personaggi del settore psicopedagogico, dirigenti. E, come abbiamo visto, è importante far fare una grande varietà di esperienze ai bambini piccoli, perché nelle tante esperienze loro si sperimentano e tirano fuori tante cose. Da qui l'occhio clinico che ne è collegato, delle insegnanti, dei genitori o dei professionisti che saranno presenti. Quindi prima c'è bisogno di una competenza generale, e che questa competenza generale su tanti ambiti sia poi interconnessa, perché poi anche far provare tante esperienze aiuta a sviluppare doti. È come uno che fa tanti movimenti, impara a fare tanti movimenti, poi nel suo sport di riferimento sarà ancora più capace o arriverà prima a imparare quei movimenti specifici. Quindi la competenza motoria di ampio respiro aiuta la competenza specifica, e così le competenze di altro tipo, cognitive, intellettuali, pratiche, produttive, eccetera. All'inizio c'è bisogno di questo, c'è bisogno di occhi clinici, ma anche magari di strumenti psicoattitudinali o psicometrici calati sui livelli, un po' come si usa negli Stati Uniti. Poi mano a mano però c'è bisogno che da questo si passi a via via a scoprire se stessi, quindi i ragazzi stessi abbiano la possibilità di riflettere su se stessi, anche con aiuti di consulenti e grazie a questi strumenti psicometrici o psicoattitudinali, che facciano esperienze anche all'esterno della scuola, volontariato, sport, varie circostanze che abbiamo visto prima, visite e quant'altro. E da questo inizino presto a conoscersi, perché non dico troppo tardi, ma potrebbe succedere prima, accadere prima, e diverse insegnanti, diverse professoresse che io conosco qua presenti sanno quanto è importante il tema dell'orientamento già alle medie e poi soprattutto alle superiori, ma bisogna iniziare presto a conoscersi e a conoscere i nostri ragazzi, le risorse del nostro territorio. Così si crea quel documento di identità dello studente, che mano a mano si va ad arricchire, se va dal generale sempre più a specializzare, no? Perché come diceva la professoressa Gidaro, ad un certo punto bisogna poi selezionare per se stessi, e non solo, perché anche le scuole che o le aziende che puntano su certi elementi, ma che poi vanno sotto stress in certi ruoli, vuol dire che non sono stati selezionati bene o non si sono selezionati bene, non hanno fatto la scelta giusta. Quindi dare un equilibrio ai nostri ragazzi, bisogna aiutarli prima di tutto a conoscerli e a conoscersi, quindi con strumenti via via sempre più perfettibili e una rete che si crea attorno allo studente che ne ha al centro. Da qui, quindi, come ho detto, partire prima di quello che si fa oggi nell'orientamento. Un altro strumento che potrebbe essere molto importante, a mio avviso, per esempio, lo strumento del coaching. Il coaching è uno strumento che va a sviluppare le potenzialità, non va a lavorare va proprio a tirare fuori le potenzialità, e oggi le aziende lo utilizzano sempre più spesso, quando ci sono problematiche comunicative, relazionali, oppure di demotivazione, oppure proprio anche
di ottenimento dei risultati. Andiamo a lavorare laddove ci sono le problematiche e cerchiamo di vedere quali sono le decisioni che non sono state funzionali e quali decisioni potrebbero essere più funzionali per noi stessi e per l'intero gruppo. Okay? Quindi per questo lavoro abbiamo bisogno della comunità. La comunità che parte da genitori e poi dagli insegnanti e che siano motivati e propositivi a dare metodologie, a farci capire quali sono le metodologie più applicabili e farne una sperimentazione, quindi un progetto sperimentale che da qui poi e crearne delle linee guida, come dicevamo prima, diciamo prendendo anche come punto di riferimento quello che è la realizzazione del talento elevato in un'istituzione così specialistica come l'Accademia Internazionale di Imola. Quindi mettere insieme i vari ambiti per costruire appunto delle metodologie il più applicabili possibile. Okay? Perciò chi avesse interesse a far parte di questo progetto e a sviluppare il progetto, noi siamo qua. Santa Caterina è qua, è pronta ad accogliere le vostre proposte o a collaborare insieme. L'ultima cosa, diciamo che dal punto di vista pratico abbiamo contatti col CIST, che è uno degli organi di formazione appunto legato alla scuola, per cui stiamo cercando di mettere appunto qualcosa con loro. Anch'io voglio concludere ricordando una persona che nella mia formazione è stata molto importante, e credo anche per voi, che è Maurizia Gasparetto, che è stata una docente del corso di educatore che io feci nel lontano 92. E questa persona credo che ci abbia sempre aiutato a osservare la realtà, a farci un'idea, e non ci abbia mai dato delle risposte alle domande, ma ci abbia sempre dato la fiducia e spronato a ricercare noi la risposta, come dire, in quel momento valida, magari non definitiva, però questa continua ricerca e questo continuo mettersi in gioco e mai aspettarsi dall'alto o da qualcun altro la soluzione dei nostri problemi. Bene, grazie a tutti, buonasera e buon lavoro a tutti.